Hello guys e bentornati in questo nuovo video. Oggi finalmente vi porto l'unboxing di Battle of Legends Monsters Revenge, box che è uscito appena adesso. Oggi è uscito con molte reprint interessanti e soprattutto le rare segrete del quarto di secolo, quindi bello 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 grosso. Ovviamente il box è disponibile su Fantasia sia in lingua italiana che in lingua inglese. Codice sconto Game 5, 5% di sconto, spedizione gratuita e andiamo, let's go. Ma iniziamo subito con l'unboxing, quindi Battle of Legends, box, grazie Fantasia per averci inviato questo box e andiamo subito ad aprirlo. Sappiamo i radio delle Starlight che sono una ogni 4 box più o meno, quindi allora, le Starlight, vai, sono le rare segrete quarto di secolo però. Sono praticamente uguali alle Starlight, sono bellissime, è la stessa rarità che abbiamo trovato nella Legendary, nel box del 25esimo, quello in cui abbiamo sbustato Drago Bianco Occhi Blu e era il, mi sa, il Drago Nero Occhi Rossi. Quindi, no, sì, mi pare era quello. Quindi molto molto bello e iniziamo subito ad aprire. Ci sono delle belle reprint, tra cui Mascherena, ma anche delle carte, anche Aratama, che non è male, e poi anche quell'altro invece che stava, la raretta che stava, mi pare hanno reprintato, che stava tipo a 6 euro. Sakitama, mi sa, che era quella vecchia. Mi pare che era Sakitama, che... ma forse era Aratama, era proprio Aratama. Uno dei due stava, era una rara che stava a cifre esagerate, quindi non male. Ci sono 4 ultra e una secret, la prima secret è... Courageous Crimson Chevalier Bradamante. Ovviamente le carte migliori di questo set in realtà sono... oddio, ci sono delle reprint buone. Quindi Zeus, per esempio. Anche l'alternate art engage è veramente bella. I punk. Magari li vediamo piano piano che sono stati tutti, tra virgolette, beh, tipo Armin. Ze Armin è stato realizzato. E poi, vabbè, tanta altra roba e vediamo piano piano. Danger Nessie, pure questa era una carta che stava ormai a... mi sembra 7 euro. Mettiamo le carte più utili insieme. Queste me voglio tenere soprattutto. Mi pare stesse a... cioè, quelle ultra, quelle più scarse, quelle gold, mi sembra stessero comunque a 6-7 euro perché la gente vuole giocare Dark World e non c'erano i Nessie. Adesso ce l'abbiamo. Ristampata Secret, tra l'altro. Dimensional Fissure, anche questa quando era stata bannata, stava a cifre interessanti. E Shadow Slight, una nuova carta, simpatica, carina. Targetti mi sembra light o dark. No, targetti solo dark questa. Evochi special light dal deck o extra deck con lo stesso tipo e livello. Quindi non male, cioè se partite i Tracer fondamentalmente ci avete accesso a Seifert. Questa è una di quelle carte interessanti perché poi vi dà una normal aggiuntiva in questo turno per un mostro light dark. E carino, una carta che ha molto potenziale, dipende se troviamo quello che mi viene in mente, ovviamente Dragon Link. Funziona solo sui dark purtroppo, questa è un po' la limitazione, però specie se esce fuori una nuova engine Drago livello 4 e i Drago escono in continuo, questo diventa veramente grosso, perché portarsi Seifert a deck è una roba micidiale. Poi Seifert è la cosa principale, ma ci sono anche altri dark buoni a portare a deck. Un altro Aratama. E a secret è il Mysterion, Drago The Dragon Crown. Questo non ci interessa molto, ovviamente. Ci sono anche queste carte. Puntiamo principalmente a... se possibile, vabbè, la Quarter Century Secret Rare, ma anche ci sono delle esclusive tipo... però delle carte sono state stampate qui per la prima volta, come Azalea, di sicuro vorrei Azalea, e Assault Synchron ovviamente, però principalmente Azalea. È una magia e Dark Hole, questa pure una print veramente carina. Cioè, questo io Dark Hole Secret lo volevo da un sacco di tempo, specie se volete giocare Dino, è tanto bello. Se no, l'ultimo Dark Hole Secret era The Legendary Collection, era dei 15 anni fa. Quindi, poi c'è anche Super Poly Secret, che personalmente a me, tipo, le scritte di Speed 2 non mi piacciono. Quindi, avere una print di Super Poly Secret accessibile, che non sia Speed 2, è bella. Smasher, pure questo ultra, bellissimo. E Rocket Coder, anche questa carta molto, molto buona. Nuovo Rocket, anello di congiunzione tra i Rocket e i codificatori. Un nuovo non-tuner buono da portare con Tracer a parte Recharger, quindi bello. Ci si può linkare dalla mano con questo qui per fare il Borre Load, mi sembra. E poi c'è anche un altro effetto per un Borrel Monster. Per i Borrel
puoi utilizzare un mostro Dark nella mano. Quindi carino, molto carino. Molto forte anche. Himmel, le ultra le skippiamo un pochino. E Dante, anche questo reprintato in Quartet Century Secret Rare, che abbiamo visto che ce ne sono praticamente 25 se non sbaglio, tra cui anche Dad. Dad veramente meraviglioso. Cioè c'è roba... Ah, ci sono anche reprint per Edison e poi qui dentro. C'è il... che spero di trovare, il l'arciere Synchron. Junk Archer. Eccolo qua. Eccolo qua. Questa è una carta, ragazzi, che stava ultra a 8, 9, 10 euro. Una roba esagerata. C'aveva due print. Quindi per gli amanti Quick Draw c'è anche questo. E c'è anche il Vulcanic Shell. Ultra. E anche Quarter Century Secret Rare. Gym Buster, anche questa una ultra da 5 euro. Questo ce lo mettiamo da parte. Che era rara poi prima. Cioè, quindi anche un rarity bump. E Book of Eclipse, anche questo bellissimo secret. Cioè un sacco di roba. Questo è uno di quei box in cui magari non ci fai paro. Perché se non sbusti a Quarter Century Secret Rare, che quella ovviamente ci vai sopra, Mari non ci fai paro. Però c'è tanta roba bella che comunque ti piace. Cioè un box bello aprire, non è che il box che sbusti due secret brutte e hai finito, no. C'è tanta roba utile. Ma Dolce Queen Tiramisù, anche questa è una bella reprint, un bel rarity bump. Quindi capito, questa è tutta, c'è tanta roba buona nel secret slot, ma anche nell'ultra slot. Quindi sia che volete realizzare il vostro deck, che se volete Mari anche delle reprint economiche, tipo Gym Buster, ragazzi, era veramente troppo costoso per essere una rara. Synchro Zone, anche questa è un'esclusiva, però un'esclusiva, cioè un'esclusiva, vabbè, è una carta printata per la prima volta qui, però non grandiosa. Speriamo di trovare Azalea, soprattutto Azalea è quella che mi interessa più. Anche questo Blackwing Sharigadeu Waving Moon, questo qui è molto carino in Blackwing, ce lo mettiamo da parte perché è un'ottima interruzione. Quindi altri supporti a Blackwing che non fanno mai male. E Super Poli, pure questa bellissima. Finalmente una stampa secret. Io sinceramente c'ho già quelle di Rimp, quindi... Anzi no, di Legendary Collection 2. Però per chi non ce l'ha, ragazzi, Super Poli comunque costicchiava nonostante la reprint su Speed Duel. Soprattutto Secret. Secret costava 6-7 euro. Quella di Speed Duel, se non sbaglio, questa sarà un po' più economica. E a me la scritta Speed Duel non fa impazzire. E trappola RGB Rainbow Evolution. Ma dov'è questa Azalea? Dov'è questa Azalea? Anche gli altri punk, anche Rito, cioè qua dentro, Welcome Labyrinth, cioè tanta è quella roba, ragazzi. Come on, Quick Fix, anche questo in Quarter Century Secret Rare, un'altra Super Poli. Non mi spiace, sinceramente, se sbustiamo anche un playset di Super Poli, non siamo affatto tristi. Una probabilmente delle secret reprint migliori. Macrocosmo, anche questo è una reprint veramente, veramente buona, anche questo costava foil, soprattutto parecchio. E Draco Berserker del Tenny, questa ve ne avevo già parlato nel video dei deck budget. Era una secret ultra da 10 euro e passa. Era l'ultima carta che andava reprintata, quindi molto buona come reprint. E Vulcanic Shell, anche questo apprezzato più che altro perché se no o lo prendevi ultimate oppure non c'avevi una carta foil. Anche quelli rari qualcosina valevano, quindi molto bello. E Dark Magician, The Knight of the Dragon Magic. Questo lo metto a parte perché è bellino. Però ancora non vediamo l'Azalea. Io voglio Azalea. Come on. Vai il signor Blackwing, ce l'abbiamo qui. Link di Coder, questo enorme per Mathmatch, quindi supporto grossissimo per qualsiasi mazzo sei perso. E Duality, questa pure è una delle secret migliori del set. Una di quelle che ha più potenziale, soprattutto. Fondamentalmente tributi un mostro luce e oscurità. Evochi special un mostro luce e oscurità dalla tua mano extra deck con lo stesso tipo e livello, ma diverso attributo. Quindi è come Chaos Space, cioè tributo dark, evoco luce. Lo evochi dalla mano o dall'extra deck, quindi possono uscire robe interessanti, magari su Despia per esempio. Ho visto gente che tributa Aluber per evocare l'araldo della luce ad arco. Ho visto anche gente che magari tributa uno dei per esempio Lubellion per evocare Dragoon dall'extra deck. Quindi roba interessante, una carta che ha molto potenziale. Penso che si fatighi a trovare posto per il momento nei deck per Duality,
Però anche Matte Match Equation, molto apprezzato come reprint. Però è una carta, una di quelle carte a tenere d'occhio. E no punk Foxy Toon, questa qui, reprint apprezzatissima. La roba punk, ragazzi, stava a... quanto? 20 euro? 20 euro a copia le Foxy Toon. E adesso, ragazzi, abbiamo una reprint più accessibile finalmente. Quindi se volete giocare, per esempio, col Pride, potete farlo senza svenarvi per i punk. Baldrick, anche questo bellissimo foil. Sinceramente... Però a me mi dispiace quando la Konami fa queste reprint in rarità diverse agli altri. Sono tutti super rivisti, al fatemeli super. Porca miseria. Però vabbè, dai. Mari li fanno ultra anche nei tin. E Tellar Knight Pro Ptolemeos. Questi ce li ho. Ultimate. Dai, Guazalea. Dai, Guazalea. Come on. Come on, come on, come on. Forest of the Lost Flowers, Praying Mantis, Dad, che sarà anche Water Center di Secret Rare, e un altro coraggioso Crimson Chevalier. Chevalier! Speriamo ancora a Water Center di Secret Rare. Vi ricordo che alla fine ci sono buone possibilità di trovarla, perché uno ogni 4 box, che è un po' meno le collector, ma molto più le Starlet. E Starlet, ragazzi, si trovano uno ogni 25 box, quindi... Non male, non male, non male. E un altro Draco Berserker del Teni. Ma sì, mettiamo la parte. Che ci va bene. Sono rimasti quanti? 3 pacchetti. 3 pacchetti per la Quarter Century Secret Rare. Come on. Manco uno Zeus. Manco una Zalea. Manco un Engage. Come on. Come on, come on, come on. E uff, avevo visto Xyz. Speravo in Zeus. Invece la Madolce Quinti Ramisù. 2 pacchetti. Gli ultimi 2 pacchetti rimasti. Come on. Come on con questa Quarter Century. Come on. Io ci credo, voi ci credete? Offet Book è una magia, è una magia, è una magia. Ed è Golden Rule. Golden Rule. Ah, questo è il praticamente custom support per Bestia Cristallo. Non so se continuo a fargli custom card. È forte come carta. Il problema è che la devi giocare in Bestia Cristallo. E l'ultimo pacchetto. L'ultimo pacchetto, signore e signori. Mettiamo tutto da parte. L'unico protagonista è questo pacchetto. L'ultima chance di trovare una Quarter Century Secret Rare. Manco una Zalea. Manco un Assault Synchron. Qualsiasi cosa. Questo pure è simpatico, questo tizio, che è un pianta, quindi ricca, che esercita terreno a buffo, mi sembra, una qualsiasi terreno. Sì. Non male. Questo può essere interessante. Non è Quarter Century, è un mostro con effetto. Ed è Assault Synchron, però. Assault Synchron. Questo pure arriva in TCG per la prima volta con questo pacchetto. Non vedo l'ora di provare vari mazzi. Mi piacerebbe provare una versione bestial con Assault Synchron, con i Synchron, perché fatichi con Draw Link a fare Synchro 10, invece con Assault Synchron è molto più facile. Quindi non male. Non abbiamo trovato Azalea, purtroppo. La volevo davvero tanto a Zalea, però abbiamo trovato altre cose. Cioè, come vedete, c'è tanta... Questa è solo la roba buona che ho separato, fondamentalmente. Quindi abbiamo trovato Duality, abbiamo trovato 2 Superpoli, Darkhold, Shadowslight, più tante ultra davvero, davvero utili. Ma poi non ho sbustato Welcome, non ho sbustato, per esempio, Azalea, Rito, Aquamancer... C'è tanta Zeus, Mascherena. C'è tantissima roba. C'è tantissima roba in questo box. Più le Quarter Century Secret Rare. Purtroppo non siamo stati abbastanza fortunati a trovarlo. Comunque, ragazzi, vi ricordo, se lo volete acquistare, link in descrizione, Fantasia. Codice sconto Game 5. È un bel box da aprire. È un bel box, anche se non trovate quello che volete. Come nel mio caso, io volevo sta Zalea. Porca miseria, sta Zalea, quanto la volevo. Comunque trovate tanta roba utile. E anche belle rarità. Belle rarità, quindi not bad. Solo che forse vorrei accendere la luce perché non si vede quanto è secret. Comunque è secret, ve lo assicuro. E ci vediamo al prossimo video, guys. Bye bye.